Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Divina volontà, pregare in me. Offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, 28 aprile 1926, volume 19. La creazione e la Mamma Celeste sono gli esemplari più perfetti del vivere nel divino volere. La Vergine superò tutti nel patire. Stavo pensando tra me, il mio dolce Gesù, quando parla del suo volere, unisce quasi spesso insieme la sovrana regina del cielo oppure la creazione. Pare che si diletta tanto di parlare sia dell'una che dell'altra, che va trovando occasioni, pretesti, ritrovati per manifestare ciò che fa la sua santissima volontà, tanto nella Mamma Celeste quanto nella creazione. Ora, mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e tutto tenerezza mi ha stretto a sé e mi ha detto: figlia mia, se ciò faccio ho le forti ragioni. Tu devi sapere che la mia volontà solo nella creazione e nella mia Mamma Celeste è stata sempre integra ed ha tenuto libero il suo campo d'azione. Quindi, dovendo chiamare te a vivere nel mio volere come una di loro, dovevo proportele come esempio, come un'immagine che tu devi imitare. Sicché, per poter fare cose grandi, in modo che tutti possano percepire quel bene, a meno che non lo volessero, la prima cosa è che la mia volontà deve agire integralmente nell'anima. Guarda la creazione, come la mia volontà è integra in essa,
E per chi è integra, sta al suo posto e contiene la pienezza di quel bene con cui fu creata, e perciò si mantiene sempre nuova, nobile, pura, fresca, e può partecipare a tutti il bene che possiede. Ma il bello è che mentre si dà a tutti, essa nulla perde, ed è sempre tale quale fu creata da Dio. Che cosa ha perduto il sole col dare tanta luce e calore alla terra? Nulla. Che ha perduto l'azzurro cielo con lo stare disteso nell'atmosfera, la terra col produrre tante e tante svariate piante? Nulla. E così di tutte le cose da me create. Oh, come la creazione decanta in modo mirabile, quel detto che dicono di me è sempre antico e sempre nuovo. Sicché la mia volontà nella creazione è centro di vita, è pienezza di bene, è ordine, armonia. Tutte le cose le tiene al posto da essa voluto. Dove potrai trovare tu un esempio più bello, un'immagine più perfetta del vivere nel mio volere, se non nella creazione? Perciò io ti chiamo a vivere in mezzo alle cose create come una loro sorella, affinché impari a vivere nel supremo volere, per poter stare anche tu al tuo posto voluto da me, per poter racchiudere in te la pienezza del bene che il mio volere vuol racchiudere in te, affinché chi ne voglia possa prendere di quel bene. E siccome tu sei dotata di ragione, devi sorpassarle tutte e ricambiare il loro creatore in amore e gloria per ciascuna cosa creata, come se tutte fossero dotate di ragione. Sicché sarai la supplitrice di tutta la creazione, ed essa ti sarà di specchio dove rimirarti per poter copiare il vivere nel mio volere, affinché non ti sposti dal tuo posto. Ti sarà guida e ti farà da maestra col darti le lezioni più alte e perfette sul vivere nel mio volere. Ma quella che sorpassa tutti è la mia mamma celeste. Essa è il nuovo cielo, è il sole più sfolgorante, è la luna più fulgida, è la terra più fiorita, tutto, tutto racchiude in sé. E se ciascuna cosa creata racchiude la pienezza del suo proprio bene ricevuto da Dio, la mia mamma racchiude tutti i beni insieme, perché dotata di ragione e vivendo la mia volontà integra in essa, la pienezza della grazia, della luce, della santità cresceva ad ogni istante. Ogni atto che faceva erano soli, stelle, che il mio volere formava in essa. Sicché sorpassò la creazione tutta, e la mia volontà integra e permanente in lei fece la cosa più grande ed impetrò il sospirato redentore. Perciò la mia mamma è regina in mezzo alla creazione, perché sorpassò tutto. E la mia volontà trovò in lei l'alimento della sua ragione, che integra e permanente la faceva vivere in essa. C'era sommo accordo, si davano la mano a vicenda, non c'era fibra del suo cuore, parola, pensiero, su cui la mia volontà non possedeva la sua vita. E che cosa non può fare un volere divino? Tutto. Non c'è potenza che gli manchi, né cosa che non possa fare. Perciò si può dire che la mia mamma tutto fece, e tutto ciò che gli altri non potettero fare, né potranno fare tutti insieme, lo fece lei da sola. Quindi non ti meravigliare se ti addito la creazione e la sovrana regina, perché debbo additarti gli esemplari più perfetti, dove la mia volontà tiene vita perenne, e dove mai ha trovato ostacolo al suo campo d'azione divina per poter operare cose degne di sé. Perciò, figlia mia, se vuoi che il mio Fiat Supremo regni come in cielo, che è la cosa più grande che ci resta da fare per le umane generazioni, fa che il mio volere tenga il posto di sovrano in te e che viva integro e permanente. Di tutto il resto non ti dar pensiero, né della tua incapacità, né delle circostanze, né delle cose nuove che possano sorgere intorno a te, perché regnando in te il mio volere serviranno come materia ed alimento, perché il mio Fiat
abbia il suo compimento. Onde dopo stavo pensando tra me. La mia regina mamma è vero che fece il più grande dei sacrifici, che nessun altro ha fatto, cioè col non voler conoscere affatto la sua volontà, ma solo quella di Dio, ed in ciò abbracciò tutti i dolori, tutte le pene, fino all'eroismo del sacrificio di sacrificare il proprio figlio per compiere il volere supremo. Ma una volta fece questo sacrificio. Tutto ciò che soffrì dopo fu l'effetto del suo primo atto. Né ebbe a lottare come noi nelle diverse circostanze, negli incontri imprevisti, nelle perdite inaspettate. Per noi è sempre lotta, fino a sanguinare il proprio cuore per timore di cedere alla nostra guerreggiante volontà umana. Con quanta attenzione bisogna stare affinché il volere supremo tenga sempre il suo posto d'onore e la supremazia su tutto. E molte volte ciò rincrudisce più la lotta che la stessa pena. Ma mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno dicendomi: figlia mia, tu ti sbagli. Non fu uno il massimo sacrificio della mia mamma, ma furono tali e tanti per quanti dolori, pene, circostanze, incontri fu esposta la sua e la mia esistenza. Le pene in lei erano sempre raddoppiate, perché le mie pene erano più che pene sue. E poi la mia sapienza non cambiò direzione con la mamma mia. In ogni pena che doveva toccarle, io le domandavo sempre se voleva accettarle, per sentirmi ripetere da lei quel fiat in ogni pena, in ogni circostanza ed anche in ogni suo palpito. Quel fiat mi risuonava così dolce, così soave ed armonioso, che lo volevo sentire ripetere in ogni istante della sua vita. E perciò le domandavo sempre: mamma, vuoi fare questo? Vuoi soffrire questa pena? E da lei il mio fiat portava i mari dei beni che contiene e le faceva capire l'intensità della pena che accettava. E questo capire con luce divina ciò che passo passo doveva patire le dava un tale martirio che infinitamente supera la lotta che subiscono le creature. Perché mancando in lei il germe della colpa, mancava il germe della lotta e la mia volontà doveva trovare un altro ritrovato per fare che non fosse minore delle altre creature nel patire. Perché dovendo acquistare con giustizia il diritto di regina dei dolori, doveva superare tutte le creature insieme nelle pene. E quante volte non l'hai provato tu stessa? Che mentre non sentivi nessuna lotta, il mio volere, facendoti capire le pene a cui ti sottoponeva, tu restavi impietrita dalla forza del dolore e mentre restavi disfatta nella pena, tu eri la piccola agnellina nelle mie braccia, pronta ad accettare altre pene a cui il mio volere ti voleva sottoposta. Ahi, non soffrivi tu più della stessa lotta? La lotta è segno di passioni veementi, mentre la mia volontà, se porta il dolore, dà l'intrepidezza. E con la conoscenza dell'intensità della pena gli dà tale merito che solo può dare una volontà divina. Perciò come faccio con te, che in ogni cosa che voglio da te ti domando prima se vuoi, se accetti? Così facevo con la mamma mia, affinché il sacrificio sia sempre nuovo e mi dà occasione di conversare con la creatura, di trattenermi con lei ed il mio volere abbia il suo campo d'azione divina nella volontà umana. Ora, mentre stavo scrivendo ciò che sta scritto qui sopra, non ho potuto andare più avanti perché la mia mente è restata alienata dai sensi da un canto bello ed armonioso, accompagnato da un suono non mai sentito. Questo canto chiamava tutti in attenzione ed armonizzava con tutta la creazione e con la patria celeste. Tutto ciò lo scrivo per obbedire. Mentre sentivo il canto, il mio Gesù mi ha detto: figlia mia, senti com'è bello. Questo suono e canto è un cantico nuovo, formato dagli angeli come omaggio, gloria ed onore al connubio della volontà divina con la tua volontà umana. È tanta la gioia di tutto il cielo e della creazione tutta, che non potendola contenere, suona e canta. Detto ciò, mi sono trovata in me stessa.
Bene, davvero stupendo questo brano, 28 aprile 1926. Il 28 aprile è una data significativa perché è la data del passaggio da questo mondo al padre di San Luigi Maria Grignon da Montfort, ed in effetti si celebra proprio la sua festa del 28 di aprile, che adesso nel calendario, se non ricordo male, è memoria facoltativa nel calendario della Chiesa Universale. Ed ecco, abbiamo visto un brano profondamente mariano, dedicato alla Madonna, che accompagna questi giorni di agosto, questi pochi giorni che ci separano dalla grande festa dell'Assunzione. Ieri è iniziata la novena all'Assunta. Ecco, nell'Assunta vedremo, come Gesù ci ha tante volte spiegato negli scritti, la festa della Divina Volontà. L'unica creatura a portare in paradiso integra, come Gesù anche qui ha spiegato, incontaminata, non minimamente violata da nulla e macchiata di nulla, la divina volontà che aveva ricevuto in dono. Il senso di questo scritto generale è molto semplice. Luisa nota come spesso Gesù indulga nel parlare della creazione e della Divina Maria quando parla della Divina Volontà. Ci sembra che cerchi dei pretesti in continuazione per mettere in mezzo al discorso la creazione e la sua dolcissima Mamma Celeste. E Gesù dice, è certo che faccio così, e c'è un motivo. Perché la creazione e la mia Mamma Celeste sono gli unici due ambiti, questo l'abbiamo visto tante volte, in cui la mia volontà è rimasta sempre integra e ha tenuto libero il suo campo d'azione, con una differenza fondamentale, che nella creazione questo è avvenuto senza merito della creazione stessa, perché nessuna creatura ha la ragione nella creazione, nel suo complesso ha la ragione. È rimasta ferma nella Divina Volontà perché tale è la Divina Volontà e da essa non si muove. Gesù tuttavia usa la creazione per fare delle analogie edificanti per noi, nel senso che spiega, dice, mentre la creazione si dà a tutti, essa nulla perde ed è sempre tale quale fu creata da Dio. Questo vale anche come legge evangelica, no? Noi pensiamo sempre che dando ci impoveriamo, perché dare vuol dire sottrarre qualcosa o di nostro o di noi stessi, appunto per darlo a qualcun altro. Ma Gesù nel Vangelo dice, date vi sarà dato. San Francesco amava ripetere che è solo dando che si riceve. Quindi veramente la nobiltà, per esempio, di un'anima che vive nella Divina Volontà e che impara, ecco, dalle opere della Divina Volontà, è questo tratto caratteristico che è il dare. Dare, darsi, donare e donarsi. Sempre, a tutti, tutto quello che si può. Senza remore, senza discriminazioni, senza paura di rimanere senza. C'è questa grandissima libertà interiore che tanto rende somiglianti non soltanto con l'ordine della creazione, ma con Dio stesso. Non esiste posto diverso dalla creazione, dice Gesù, dove potrei trovare un esempio più bello, un'immagine più perfetta del vivere nel mio volere. Dice, per questo a te e a tutti coloro che vogliono vivere nella mia divina volontà, io li chiamo a fare vita nella creazione, a fare famosi giri, a dare ricambio di amore, ad essere appunto Luisa la supplitrice, noi supplitori, quindi
a dare a Dio quel grazie a nome della creazione, quel ti amo, quel ti adoro, quel ti benedico, ti glorifico, ti ringrazio, che in quanto creatura non ragionevole, quindi non intelligente e non dotata di volontà libera, non può dare la creazione appunto a Dio. E lo facciamo noi. Cosa grande la creazione, certamente, ma cosa immensamente più grande la Madonna, la mia mamma celeste, dice Gesù. Lei era dotata di ragione come i nostri progenitori e quindi il mantenimento integro, la fecondità ininterrotta fino a raggiungere proporzioni per noi non immaginabili della divina volontà in lei era atto meritorio, era atto che attesta la grandezza, la bontà, l'eccellenza di questa creatura. E la sua cooperazione ininterrotta, come Gesù spiega, le conferiva, oltre alla pienezza di grazia, di luce e di santità, una crescita ininterrotta in questi ambiti. Quindi questo vale anche per noi. La divina volontà trovò in lei l'alimento della sua ragione, che integra e permanente la faceva vivere in essa. Cioè sono delle scelte, adesso lo vedremo ancora di più. Noi facciamo delle scelte di vita in continuazione e se ci pensiamo, fondamentalmente la scelta è sempre di decidere se fare la nostra volontà o quella di Dio, E soprattutto se, come dice Gesù, attenzione, qui si tratta di far regnare la mia volontà come in cielo, anche qui accento a questa espressione, se vuoi che il mio Fiat Supremo regni come in cielo, fa che il mio volere tenga il posto di sovrano in te, che viva integro e permanente, e di tutto il resto non ti dar pensiero, né di te, cioè della tua incapacità, né delle circostanze, né delle cose nuove che possono sorgere intorno a te. Ci fermiamo un attimo su questa esortazione, no? Cioè, quando una persona vive nella divina volontà o vuole vivere in essa, a Napoli dicono, sta senza pensiero. Di tutto il resto non ti dar pensiero. Gesù nel Vangelo ha detto, non datevi pensiero della vostra vita, di quello che mangerete, né del vostro corpo, di quello che indosserete. Non datevi pensiero. I pensieri vengono ai pagani, dice Gesù nel Vangelo, a quelli che non hanno speranza, a quelli che pensano che Dio non esiste, a quelli che sono convinti che se non si arrangiano, se non fanno le cose da sole, se non si industriano, se non operano, è la fine, perché che faccio? Chi vive nella divina volontà, qualunque cosa accada, non darti pensiero delle circostanze, delle cose nuove che possono sorgere intorno a te. Questo è un altro, a mio avviso, delle spie importantissime che ci fanno comprendere se e quanto viviamo nella divina volontà. Il tasso di preoccupazione e pensieri. Qui pensieri chiaramente non si intende nel fatto che non pensiamo, questo è ovvio, questo qui no, ma sono i pensieri che sono causa di preoccupazione, di affanno, a volte di angoscia, di inquietudine, pensieri di disorientamento, pensieri di ma che sta succedendo, è la fine, è questo, è quell'altro. Pensieri umanamente comprensibili in tante situazioni, ma pensieri che sono figli di chi non ha ancora interiorizzato la grandezza del divino volere, come l'unica cosa di cui dobbiamo darci pensiero, come dice Gesù, è cercare di stare il più possibile in esso, perché al resto ci pensa lui, che i lavori suoi li sa fare molto bene. Noi non dobbiamo preoccuparci né occuparci delle cose più grandi di noi, che non possiamo farci niente.
Se sono più grandi di noi non possiamo farci niente, semplicemente non dobbiamo né occuparci né preoccuparci, al limite farne oggetto della nostra preghiera e basta. Ma ciò di cui abbiamo, su cui abbiamo molto potere, è la nostra volontà ed è la scelta di cercare di vivere ininterrottamente in quella divina, questo sì. Ultima cosa, ultimo spunto di meditazione. A un certo punto Luisa dice, non senza ragione, perché Gesù la conferma in questa cosa, dice, guarda, la Madonna era integra, quindi non aveva mai conosciuto la sua volontà, era immacolata. È certo quindi che ha sofferto tantissimo, però non aveva ciò che abbiamo noi, Signore mio. Cioè, noi dobbiamo stare sempre a tripolà. Lei non ebbe a lottare come noi nelle diverse circostanze, negli incontri imprevisti, nelle perdite inaspettate. Perché non ebbe a lottare? Perché non aveva, Gesù usa questa espressione, in lei il germe della lotta, perché mancava in lei il germe della colpa. Noi dobbiamo stare a tripolà sempre, perché dentro di noi, purtroppo, la volontà umana è contraria a quella divina, di per sé, asseconda le passioni, è preda di tante miserie, di tanti disordini. Cioè, per cui dobbiamo stare tribolati, cioè, quanta attenzione bisogna porre affinché il volere supremo tenga sempre il suo posto d'onore, la sua supremazia su tutto. E a volte sangue nel cuore, nel timore di cedere alla nostra guerreggiante volontà umana. Gesù non nega questa cosa, ovviamente, perché questa cosa nella Madonna non c'era, lo dice, mancando in lei il germe della colpa, mancava in lei il germe della lotta, dice, ma dice, siccome questo è vero, mi sono inventato un'altra cosa, per fare in modo che tutte quante le sue sofferenze e sacrifici fossero meritori, quindi non incontrava queste resistenze interne nel farle, ma ci sono due cose, primo, io le domandavo sempre, mamma vuoi fare questo, quindi si esaltava al massimo la volontarietà dei gesti della Madonna, e questo è bellissimo questo qui, e secondo lei attraverso la luce del Fiat conosceva bene l'intensità delle pene che accettava. Gesù dice, questo capire con luce divina ciò che passo passo doveva patire, le dava un tale martirio che infinitamente supera la lotta che subiscono le creature. Una delle cose certe, perché è confermata da tantissimi autori e da importanti e alcune autorevoli e attendibili rivelazioni private di Maria Santissima stessa, era che lei perfettamente sapeva tutto quello che sarebbe successo a Gesù e fin dall'istante dell'Annunciazione. Noi non possiamo immaginare, tutti quanti quegli sciocchi che vanno in giro volendo conoscere il futuro, che vanno a peccare gravemente contro il primo comandamento per sfondare appunto il confine del futuro attraverso mezzi illeciti, quindi l'uso di gente che usa le forze occulte per sondare questo terreno che a noi il Signore ce l'ha interdetto, e avendocelo interdetto non ci dobbiamo andare. Ma chi fa queste cose è un folle, perché se noi ci avessimo per esempio un futuro, cioè se tra un anno ci dovesse prendere una malattia terribile, dolorosissima, un tumore terrificante, asla, sto dicendo le cose peggiori che potrebbero accadere, ma pensiamo come staremmo se io sapessi tra un anno c'è niente da fare, mi prenderà questa cosa. È chiaro che uno comincia a stare male prima del tempo, già queste cose sono cose terrificanti, insomma, no? Immaginiamo averlo sempre saputo, come si campa? Quindi la Madonna non soltanto l'aveva sempre saputo, ma la Madonna, pur sapendolo, dava il consenso, non diceva, e avrebbe potuto non darlo. Diceva, no, Signore,
Questo è meglio di no. Non l'ha mai fatto. Quindi l'interpellanza di Gesù nel chiedere vuoi fare questa cosa, vuoi farmi questo sacrificio, vuoi offrirmi quest'altra cosa, come dire, le dava occasione di esaltare immensamente la sua straordinaria grandezza. Nella conoscenza perfetta di ogni pena e di ogni circostanza di essa. Quindi bisogna capire chi ci abbiamo davanti quando parliamo della Madonna. Vediamo se qualcuno è in grado di competere con Maria Santissima su questo punto. I grandi santi sono stati molto generosi, ecco, nell'eroismo del patire, ma qui stiamo su un'altra dimensione. E proprio infine Gesù fa fare un'altra considerazione, no? La lotta che noi viviamo è segno di passioni veementi. Quindi fino a quando sarà una grande lotta entrare nella volontà di Dio, vuol dire che ancora sono molto vive le passioni. Mentre la mia volontà, aggiunge Gesù, se porta il dolore, quindi attenzione, quante volte ci siamo detti, nessuno pensi quando si parla che la divina volontà ci darà la pienezza della felicità, cose tutte vere, attenzione, che questo significa niente dolore sulla terra, perché niente dolore sarà soltanto in paradiso. Sulla terra questo non è possibile, per il nostro bene. Ma quando la mia volontà porta il dolore, dà l'intrepidezza, il coraggio, lo spirito di offerta. Questa cosa grossa, certo Signore, io te la offro. Tante volte ho meditato, invitando me stesso e chiunque, una cosa molto seria questa, a mettersi davanti al Signore e a fare proprio questo esercizio. E se Dio mi chiedesse questo, e se volesse quest'altro, io lo farei? Io lo accetterei? Io direi fiat. Quante volte la Madonna diceva fiat, 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 fiat. Continuazione, fiat, fiat. Quindi questo continuo rinnegare la propria volontà umana e adeguarla a quella divina, continuo. Ecco, il volere divino ha campo d'azione in noi, tanto più quanto i nostri fiat gioiosi si moltiplicano. Noi forse non avremo Gesù che materialmente ci parla, dice figlio mio, me lo offri questo sacrificio? Posso mandarti questa tribolazione? Che dici? Forse non ce lo dirà in questi termini, ma è un parlare misterioso ma ininterrotto nella nostra vita, sia attraverso i fatti, sia attraverso le ispirazioni, che chiedono la nostra risposta. La nostra risposta può somigliare a quella della Madonna, o può somigliare a quella dei comuni mortali. E per il nostro bene, per la nostra felicità, speriamo che assomigli sempre a quelle che dava la Madonna. Santa Vergine Maria, ti ringraziamo immensamente, ti ringraziamo te e attraverso di te colui che ti ha creato così bella, che ti ha dotato di questi doni, contemplando e anche ammirando la tua eroica vita nella divina volontà, il tuo ininterrotto fiat, la grandezza, ecco, dell'affrontare con piena consapevolezza e
coscienza, grandissimi, immensi sacrifici e tribolazioni. Oggi Gesù ci ha detto che bisogna leggere il libro tuo soprattutto e il libro della creazione per capire che significa vivere nel divino volere. Ecco perché è così importante per le anime, e speriamo che tutti lo capiscono, conoscerti sempre meglio per avere da te l'esempio perfettissimo, ente creato, di come è la vita del divino volere. In questo aiutaci e fa conoscere anche le anime di coloro che ti desiderano le vie, i mezzi, gli scritti migliori per poter conoscere qualcosa del tuo immenso mistero. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.